Potremmo mostrarvi le immagini di chi ogni giorno tende la mano per ricevere il pranzo nelle mense. Potremmo farvi vedere i volti di chi fa la spesa negli empori. Potremmo farvi girare con noi fra i letti dei dormitori. Potremmo farvi sentire le voci di chi chiama il numero del nostro centro di ascolto. Potremmo raccontarvi le storie di chi è messo in ginocchio da questo momento difficile. Per farlo, però, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Insieme, in questo momento di difficoltà, costruiamo un oggi che è già per il domani.